Sì, scusatemi, devo prendere il microfono perché è una produzione no budget. Quindi notizia di ho scoperto questa cosa, che in realtà la balena, per entrare qui dentro, in questo asilo, c'erano tanti bambini di tutte le razze, di tutti i colori, che giocavano, che studiavano, che stavano qui per cercare di avere un futuro migliore. La balena è entrata qui e ha cacciato tutti i bambini che c'erano in questo asilo. E questi bambini ora probabilmente sono per strada, su motorini, a fare scippi e a... Sì. Cosa... sì. Cosa ci fai lì su? Vivi la tua precarietà in bilico. Da quando sei stata lì su tutto il tempo? Mi hanno detto che devo darti il microfono perché è sempre lo stesso. Sono salita da poco. Ma questo, non ho capito, questo è un lavoro? Sì, mi pagano anche se non in questo caso. La balena non ti ha pagato? Infatti non ce l'hai scommesso. Senti, un'ultima domanda, prima di lasciarti fare quello, qualsiasi cosa che tu stai facendo. Da lì su riesci a vedere il mio dinosauro, Dino? Ok, allora ti ringrazio e ti lascio fare quello che fai. Ok, ciao. Io sono un precario e me ne vanto, perché io ho il tempo libero, me la suono e me la canto. Passo le ore a ragionare, non faccio conti, non ho preoccupazioni. Io non vivo in funzione delle rotture di coglioni. Il sole nascere lo vedo tutti i giorni. Seduto al bar lo aiuto a tramontare. L'unica fatica è il videopoker, per il resto è tutto un osservare. Io sono un precario e sto da Dio. Io me ne vanto, mi godo il tempo libero, vivo sano e me la canto. L'assicurazione non mi ha mai cercato, il canone non l'ho mai pagato, non ho reddito, non vivo, non esisto. Io ho il privilegio di poter ragionare, io c'ho il dono, c'ho il tempo per pensare. Io ho tanti sogni in tanti cassettini, li apro, li socchiudo, li tolgo, li rimetto. Mica un unico grande sogno nel cassetto. Io poi sono fortunato, c'è chi ha studiato, c'è chi l'ha conosciuto il lavoro salariato. Io no, per carità, io sono nato in cattività e ho un dono di natura. Per me il posto fisso è sulla croce o in questura. In fatto di responsabilità non rendo conto a regole né a modelli di qualità. Non mi entra in testa la flessibilità. L'ozio non è un vizio, ma un'opportunità. A 40 anni ancora dormo da papà, pensionato, pessimo esempio di normalità. Qui l'unico normale sono io, che faccio i conti solo col pensiero mio. Non voto, non entro in merito, non contribuisco all'evoluzione del paese intero, non sono razzista, amo il lavoro nero. Da lontano guardo il libero mercato, mietere dannati a tempo determinato, distruggere la vita a colpi d'ambizione, farsi una posizione. Il mio potere unico è quello di non fare, quello di pregare il mio santo protettore. Anche lui lavora ore, lo prego di lottare, per me che non mi va, lo prego di strillare la parola libertà. San precario, esaltato e tanto invocato, continua la tua lotta per me che sono sfiancato. Vegliami, usa la penna dove io ho usato la matita. Rendimi esente dalla leva della vita. La vita non la delego, la vita è solo mia. Perché ieri ho risposto all'agenzia. Il tempo libero a volte è micidiale. Unico motivo questo dell'iscrizione interinale. Vecchia intrusione brusca ed efficiente che ho fatto nel mondo della gente. D'impatto, secco, duro, ferito il primo giorno di lavoro. Solo adesso che sto peggio, caduto da un ponteggio. Solo ora appunto che sto per salutare. Mi merito un consulto, un veloce esaminare. Il sogno a breve termine può essere malsano. Si avvera in un attimo, ma si avvera invano. Perché non lo scegli il cassetto che va aperto? È lui che sceglie te se esisti nel deserto. Sono precario, è veramente tanto. Me la suono, me la canto, a volte mi riascolto. Faccio fatica a credere di crederlo davvero, ma è l'unico modo per essere sincero. L'unico motivo per cui restare acceso è quello di gridare che non mi hanno mai preso. Mai preso la mia vita, la voglia, mai la rabbia, il nome mio. Io non ho mai scritto sulla sabbia. E anche se domani sono due righe su un quotidiano. Anche se preoccupo un'azienda per il mio incidente, non fa niente. Anche se ho sperato di stare in busta paga, l'ho sognato, l'ho pianto, implorato ad una maga. Anche se ho suonato e mi sono cantato così tante stronzate. Non sono mai caduto vittima di una lavatrice a rate. Io ero precario, quanto peso non valgo oro. L'Italia è una repubblica,
fondata sul lavoro.